250 artigiani del gusto, 100 cantine, ma anche aree per i prodotti bio e salutari spazi per il wine tasting e la miscelazione e una galleria d'arte per nutrire non solo il corpo ma anche l'anima. È stata presentata oggi a Palazzo della Regione la 14ª edizione di Golosaria, l'evento di food and wine più atteso della stagione, che si terrà al Mico Fiera Milano City dal 26 al 28 ottobre. È l'edizione più grande di sempre perché ci saranno 250 produttori del food, 100 produttori di vino e 100 vini nello spazio di Wine Emotion, quindi vogliamo rappresentare tutta l'Italia nel segno dell'innovazione, del cambiamento. Infatti il tema è il cibo che ci cambia, come questo ci sta cambiando, cosa succede con i cambiamenti climatici, come cambia l'agricoltura. Il cibo appunto che ci cambia e si cambia, influendo sia sul nostro benessere ma anche sulle nostre abitudini personali e sociali. 14 anni che facciamo Golosaria, 20 con la prima alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e quindi è sempre stato un crescendo, ma non solo di attenzione del pubblico, le migliaia di persone che vengono, ma anche di giovani che si sono messi nell'artigianato alimentare, in agricoltura, e che esprimono la loro idea, che è diversa da quella dei padri, più simile a quella dei nonni. Con Golosaria arriva così a Milano un'istantanea realistica e attuale sul mondo del food, partendo dalla sua agricoltura posta di fronte ai cambiamenti climatici e dai suoi prodotti, fino a toccare l'ambito della ristorazione. Si parlerà dei grani antichi, delle coltivazioni confuse in Sicilia, della pizza dinamica, insomma di tante cose nuove che hanno tratto spunto dal passato. Ma insieme al cibo è cambiato anche il nostro modo di bere e di rapportarci al vino, in una fruizione sempre più personalizzata e diretta, ma allo stesso modo all'insegna della moderazione e della sostenibilità. Che ogni anno ci sono 100 vini che meritano il podio, i top 100, perché è talmente dinamico il mondo produttivo del vino che ci sono novità da scoprire ogni anno, quindi 1700 vini in questi anni e ci stanno i 100 nuovi di quest'anno. Un viaggio, quello di Golosaria, attraverso il gusto e la riscoperta di antichi valori. La cucina italiana è una potenza, la potenza che parla del suo territorio, e noi, Golosaria è l'incontro di questi due mondi più il terzo, che è il consumatore attento. Un nome che è un programma, Golosaria. Qui con noi c'è uno dei padri di questa tradizione che si svolge in fiera a Milano City, Marco Gatti, enogastronomo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le chiedo subito, cominciate domani, andrete avanti fino a lunedì, cosa troveranno i visitatori? Allora, quella che inizia domani è la Golosaria più golosa di sempre, anche con un mare di novità. Ci saranno chiaramente, il cuore pulsante di questo evento sono i 300 piccoli grandi artigiani selezionati con nel lavoro e raccontati sul Golosario, il best seller ormai del gusto che con Paolo Massovio da quasi oltre 20 anni facciamo, una selezione di grandissimi piccoli artigiani che spazia praticamente su tutto il meglio dell'Italia. Esempio, cosa si assaggia? Allora, le cose più curiose potranno andare dall'aglio di Voghiera al, sarà interessantissimo, i biscotti alla milanese che hanno fatto i pasticceri della pasticceria Giotto del carcere di Padova, piuttosto che le cozze di Pellestrina che crescono in un'acqua meravigliosa, o ancora le ostriche di Scardovari, cioè ci saranno veramente le curiosità pazzesche, oppure la presaola addirittura metodo zero, cioè senza nitritinità. Tutto ovviamente buonissimo, voi lo garantite, ma il titolo di quest'anno della manifestazione è il cibo che ti cambia, quindi buono ma anche sano. Buono ma anche sano, perché da sempre ormai l'attenzione su questo è un aspetto imprescindibile. Ci sarà per esempio anche un'attenzione sulla nuova forma di fare la pizza, uno spazio molto importante con la pizza contemporanea, perché si usano dei grani particolari e dal punto di vista poi gustativo sono eccezionali, quindi nuova digeribilità è grandissima. Questa buona cucina, voi ne siete difensori, come si concilia con la moda di oggi del takeaway? Allora, questo naturalmente è tutto ciò che porta la qualità dalle persone, a noi va bene. Certo, a noi interessa comunque per esempio la salvaguardia del rapporto e dei luoghi, per esempio come sono le botteghe del gusto, che arriveranno domenica in oltre 500 a Milano in occasione della presentazione del Golosario. Ci sono dei piccoli luci, delle luci di gusto che sono aperte in mezzo alle città o nei piccoli paesi. Allora, Marco Gatti, grazie, in bocca al lupo soprattutto per la vostra Golosaria. Buon appetito. Grazie.
pensate, di 300 artigiani del gusto, 100 cantine, 20 cucine di strada e un programma di oltre 80 eventi, un festival assolutamente da non perdere e da scoprire giorno dopo giorno sul sito www.golosaria.it. Benvenuta, guardi. Io sono già lì, io sono già lì. Alla Puglia, a Milano, lo street food di Golosaria, la fiera degli artigiani del cibo da tutta Italia. Laura Troia. Fiera Milano City, ultimi preparativi prima dell'apertura dei cancelli di Golosaria, la più antica fiera enogastronomica d'Italia. Noi siamo una famiglia che produce aglio da sempre, aglio bianco, DOP. 4 anni fa abbiamo visto l'aglio coreano venduto a prezzi molto molto alti. E... quanto? E 120-130 euro al chilo. Abbiamo un gruppo di autori che hanno lavorato quest'anno a Gressoney Saint-Jean sul tema degli spazi del cibo, quindi rastrelliere antiche o il formaggio, il bleu della Val d'Aosta. C'è anche una galleria d'arte con pasticcini di tessuto e gelato di ceramica. Titolo Golosaria 2019, il cibo che ci cambia. C'è più attenzione ai cibi cosiddetti sostenibili. Qui siamo in una serra allestita dentro Golosaria, dove si produce lo zenzero, la curcuma italiana, cioè tutto ciò che c'è di buono e fa bene alla salute nel mondo viene riprodotto anche in Italia. Alle 12 il pubblico può entrare. Curiose di assaggiare e molto felici, non vediamo l'ora di iniziare. Salatina, una tazzina di caffè. Questo che cos'è? La pasta con la camicia. Che cos'è? Questa è una chips di peperone sciuscillone. Sciuscillone, sciuscillone. Questa è Golosaria. È una manifestazione dedicata al food and beverage, che poi vuol dire mangiare e bere. E infatti qui nessuno parla come mangia. Ma il wine bar... fantastico. Che cos'è? Ah, niente, è un sistema di distribuzione di vino fantastico. Credevo fosse l'enoteca. Tipo un'enoteca. Lo sciuscellone. Sì. E più un finger food o un appetizer? È un finger food perché può essere assolutamente una pietanza. Ma è tipo il wine store. Accidenti, è un negozio di vini. Ecco, negozio di vini. Esatto, cioè, potevamo già dirlo, negozio di vini. Questa è la zona di show cooking, cioè dove si fanno le dimostrazioni di cucina. Radical respect significa, è un rispetto per le origini. Ma la liquirizia è un po' radical chic. Ma... Se vende va bene anche che lo sia. Fare il purge o il flashback, ovvero andare a erogare un po' di acqua prima di andare a fare l'estrazione del caffè. Fare il purge o il flashback, ovvero andare a erogare un po' di acqua prima di andare a fare l'estrazione del caffè. Cioè pulire. Pulire, esatto. Ma è tipo il tasting, che cos'è? Il tasting è l'assaggio del vino che fai tramite una tesserina e fai quello che devi fare. Cioè la degustazione. Esattamente, però hai le parole giuste.
che è questa sì, manifestazione, fiera, diciamo, insomma, che non è un posto proprio dietetico, e allora lì abbiamo parlato di cibo, guardiamo il servizio e poi ne parliamo. Siamo a Milano, a Golosaria. Qui, nel Tempio del Gusto, è un tripudio di dolci, il cui ingrediente principale è lo zucchero, che però il governo, adesso, ha deciso di tassare, almeno sulle bevande. A me va male perché sono una pasticcera, quindi mi sembra assurdo tassare lo zucchero. Quanto zucchero c'è in questi cannoli? È lo stretto indispensabile per mantenere il prodotto. Però lo Stato dice che lo zucchero fa male. I conservanti fanno pure male. Noi non utilizziamo i conservanti, perciò mettiamo un po' di zucchero con conservante naturale. Ne stanno mettendo tante di tasse, ci andiamo a preoccupare su quello con lo zucchero. Lo zucchero aggiunto in questo caso è il 24 grammi su 100. Anche un prezzo più elevato per una persona che comunque è abituata a mangiare determinate cose comporterebbe soltanto un aumento della spesa, ma non sicuramente una riduzione dei consumi. Per 100 grammi di prodotto abbiamo quanto di zuccheri? 33 e 32. È questa la dose e non può essere cambiata. Noi siamo artigiani, vedremo lo Stato come ci obbliga a lavorare. Lo zucchero che c'è nel nostro succo è esclusivamente quello che la frutta fa. Mi auguro che il ministero possa capire che non si può tassare perché la frutta fa zucchero naturalmente. Se ci salviamo dalla tassa sullo zucchero, non ci salviamo da quella sulla plastica. Questa tassa sicuramente farà alzare il valore e il costo della materia prima. Lei sta facendo scorte di dolci? Torta di nocciole, meliga. Il governo ha detto che lo zucchero fa male. Però mi osservi, cioè, 60 anni, figurino. Quasi. Quello è il pretesto per aggiungere una nuova tassa, tutto lì, per far soldi semplici. Piuttosto che mettere delle tasse nuove, sarebbe più intelligente educare le persone. Adesso il governo mette la tassa. Fa niente, la pagherò. Qual è il problema? Se lei poi mangia troppo zucchero, lo Stato la deve curare. Ascolti, con tutte le tasse che ho pagato nella mia vita, lo Stato mi potrà anche pagare, visto che pago un sacco di contributi, mi sembra il minimo. Paolo Massobrio, critico enogastronomico della Stampa, ha scritto il suo golosario, lo ha intervistato in andialese. Noi siamo l'anti-Michelin, nel senso che noi vogliamo parlare di una qualità diffusa che c'è nella ristorazione italiana. Oh mamma, zumba zumba baccalà! Oh mamma, zumba zumba baccalà! Mettiamo tutti sullo stesso piano, nel senso che la trattoria, come la cosiddetta trattoria di lusso, come il ristorante gourmet, come la pizzeria, tutti possono ambire nel loro ambito a essere un numero uno. Quindi quali sono i vostri criteri per individuare la qualità, l'eccellenza in un posto di ristorazione? Beh, intanto i criteri sono il gusto, la fattura del piatto, e questo compone l'80% del giudizio che dai alla fine. Però se una trattoria va a fondo della sua vocazione, nel senso che fa la spesa sul territorio, dal contadino, ti porta un'unicità, questa è la grande rivoluzione, la grande italianità della nostra cucina. Commentando proprio queste recentissime stelle Michelin, adesso sono 11 ristoratori che ne hanno ben 3. Che vuol dire che in Italia la qualità è in crescita, migliora? Per noi la qualità sì, è in grande miglioramento, però non la vediamo così centellinata. Loro si definiscono fotografi della situazione. Secondo noi è una fotografia sfocata, perché questa solo piramide che viene raccontata non tiene conto invece di tutto quello che sta sotto la piramide, che è forse la parte più interessante, quasi più goduriosa, che racconta di più l'animo italiano, che sono le trattorie, le pizzerie. C'è questo fenomeno della pizza contemporanea che continua a essere trascurato, ma invece